Buonasera, buonasera a tutti. Che caldo, caldo anche oggi. Bene, riprendiamo il discorso sul caso Scazzi, sul caso Misseri. Io voglio riprendere questo discorso perché proprio ieri, parlando con alcuni colleghi, appunto, pensavamo e discutevamo su questo caso che potrebbe passare alla storia come il caso in cui vi è stata la più grande ingiustizia di tutti i tempi e che la Cassazione poi metterà fine. Il tempo sta maturando, amici miei. Verso la metà di ottobre verrà depositato il ricorso per Cassazione. Io sto leggendo, ho letto questa sentenza, peggio della prima sentenza, è un qualcosa che non si può nemmeno raccontare. È un puzzle che non collima. E anche altri colleghi, persone che non sono coinvolti in questi gruppi e gruppette, più o pro o meno, sono d'accordo, perché soltanto nella mente lucida, soltanto se si ha l'obiettività si può ragionare, altrimenti facciamo i tifosi di calcio, non esiste. La procura di Taranto ha sbagliato, i giudici hanno sbagliato. Ma hanno sbagliato perché sono stati indotti anche in errore da un'indagine partita da una intuizione garibaldina, da un'idea, da un concetto, da un'ipotesi. E questa ipotesi è stata portata avanti, avanti, avanti e si è ingarbugliata sempre di più. E mi fa piacere che alcune persone, anche stimate, da sempre stimate, stanno cambiando idea sui fatti. Come ad esempio leggo di il professor Picozzi, che parla di tortura. È una tortura il tenere la Sabrina Misseri per anni, innocente, presunto innocente, in carcere. Professor Meluzzi, il generale Garofano che era addirittura consulente della famiglia Scazzi all'inizio, ricordate, era consulente, non lo è più, ha cambiato del tutto idea, eppure il generale Garofano è stato capo dei RIS, una persona molto, molto preparata, molto rigida in tanti casi, eppure ha capito e non da adesso. Come pure Carmelo Abate, leggo, Carmelo Abate che addirittura parla di fine della giustizia, fine del diritto, non esiste più in Italia la presunzione di innocenza, ed è così, ed è così. E mi fa piacere che tante persone per bene stanno finalmente rendendosi conto. Vedete, si sono portati troppo in là con i teoremi. Questi dell'accusa, mi dispiace dirlo, rispetto per tutti, ma vedete, somigliano, sapete a cosa? Ai sofisti dell'antica Grecia, questa corrente filosofica nata nel V secolo avanti Cristo. Beh, ma allora c'erano altri personaggi, ci stava questo Zenone di Elea per arrivare a Socrate, che erano dei grandi sofisti che praticamente avevano creato un po' un'esaltazione della retorica, come dire, una tecnica, usavano delle tecniche dialettiche perfezionate per dimostrare che in effetti la verità, una verità non esiste e che quindi tutte sono verità, per cui essere sofisti nell'accezione più classica e poter articolare un discorso e dimostrare anche l'indimostrabile attraverso le arti dialettiche e la retorica. Così sembrano dei sofisti, dei
di nuova generazione, questi PM che hanno articolato in una maniera così contorta, così sbagliata, un teorema così incrociato, così astruso, da mettere nella spazzatura anche, diciamo, i sofisti che sarebbero rabbrividiti. Ma questo ovviamente è una riflessione. Come si fa? Come si fa, amici miei, a mettere nero su bianco il movente, quello là centrale del presunto soffocamento di questa ragazza da parte di due donne, l'una per una presunta gelosia, l'altra per un presunto rancore, non so di che, verso la famiglia della ragazza. Due moventi separati che collimano nello stesso istante, in un impeto di tanti minuti di follia. Non esiste. La casa di Sabrina era la casa di Sara, quella che molti non hanno capito. La ragazza non si trovava bene a casa sua, stava sempre da Sabrina. Cosima era come una mamma per lei, forse di più. Quindi, se non fosse tragica questa situazione, sarebbe comica. Immaginate, immaginate. Un assassino dovuto da due moventi che nello stesso istante si collimano. Qualcosa di indecente, ma soltanto a scriverlo. Si parla di delitto d'impeto, poi si ha il coraggio di parlare di delitto d'impeto. Ma sapete che cos'è l'impeto? È un qualcosa improvviso, è una follia improvvisa. Può essere di due persone contemporaneamente. Ha visto qualcosa, la ragazza si scrive, avrà visto, avrà visto qualcosa, avrà detto qualcosa che ha fatto infuriare questa Cosima, che è diventata una belva umana. E fugge la ragazza e quelli inseguono per la strada, la portano a casa. E in tutto questo, l'assassino vero, il Michele Misseri, viene messo da parte perché i sofisti di Taranto hanno deciso, con loro intuito, che quel contadino è una brava persona, che non c'entra niente. Che stava dormendo e che essendo vittima di due arpie è stato costretto a prendere quel colpicino e andarlo a buttare. Ma come si fa ad arrivare a tanto? Poi, per non dire, questi interrogatori, queste testimonianze così inculcate, così cambiate, così indotte. Il vento sta cambiando. Il vento sta cambiando, quindi sicuramente sapremo, ovviamente, sono passati 6 anni, figurate se adesso non passano 3 mesi, 4 mesi, quando ci vorrà per la pronuncia della Cassazione. Ma vedete, quelli che fanno i tifosi perché queste streghe non escano. Non ha senso. Qua parliamo di diritto, di legge, di giustizia. Attenzione. Leggevo che ci sta il pericolo che Sabrina rischia di uscire, perché se dovesse uscire, e quella è una terrorista, è peggio dell'ISIS,
qualcosa che non si è mai, non sia mai dovesse uscire. Cosa succede per la sicurezza nazionale? Ma voi capite, rischia di uscire, si legge sui giornali. E allora qualcosa non torna, non torna, non torna. Allora è inutile scrivere 2.700 pagine, ma pure 5.000 pagine. Il tema è prolisso, non c'ha costrutto, non c'ha senso, non c'ha logica, non c'è nulla. È inutile mettersi a vedere, sì, ma quello ha detto una volta la parola così così, no. Vedete il quadro nella sua complessità e vedete che la logica non regge, non esiste. E io sono fiducioso in questo. Quindi non mi dilungo, ho preso lo spunto di fare questo video proprio perché ne parlavo con colleghi che, grazie a Dio, hanno convenuto con me che questo rischia veramente di essere la più grande ingiustizia di tutti i tempi. E sono sicuro invece che alla fine Sabrina avrà giustizia e soddisfazione, seppur fosse troppo tardi. Arrivederci, grazie dell'ascolto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao a tutti!